eccoci di nuovo alle cascine di tavola con la festa dell'energia e la festa di Voliamo con i colori, un partner che è sempre stato con noi durante questa manifestazione. Oggi c'è vento, gli aquiloni volano, i ragazzi stanno facendo la gincana degli sport di Extra Sport Club, rugby, hockey, atletica, ciclismo e anche baseball. La partecipazione è buona, anzi è molto buona direi. Questa festa conclude tutto il percorso di Energicamente, il progetto didattico che facciamo con Lega Ambiente e Giunti, progetti educativi. Quest'anno il progetto ha coinvolto 6.300 ragazzi, quest'anno andremo a premiare anche una classe che in Sicilia ha vinto un premio del concorso online Green Pirates, quindi il progetto Energicamente cresce, occupa tutta la Centro Italia e arriva fino ad altre regioni del nord e del sud dell'Italia, diventando un progetto effettivamente nazionale. La festa dell'energia appunto è quella che conclude tutto il progetto e ci fa piacere coinvolgere partner sportivi e non in una giornata dove parliamo di energia, perché ci sono i laboratori didattici, giochiamo con l'energia, con la caccia al tesoro e poi facciamo volare gli aquiloni.